Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. È divenuto nel tempo un appuntamento d'obbligo per gli amanti della letteratura nelle sue mille declinazioni, in un periodo, quello estivo, durante il quale, complici giorni di vacanza, ci si avvicina con piacere alla lettura, che sia sotto l'ombrellone, all'aria aperta o tra le mura di casa. Parliamo di Giallo al Campo Fiera, la kermesse dedicata al noir e alla letteratura di cronaca nera, giunta quest'anno alla sua quinta edizione e di scena, come ogni anno, a San Cassiano, nel comune di Prata Camportaccio. Ospiti dell'edizione 2023, partecipatissima, dinanzi ad un attento pubblico, la scrittrice di thriller Paola Barbato, nota ai più per essere la sceneggiatrice e la fumettista del noto Dylan Dog, al Campo Fiera per presentare la sua ultima opera dal titolo Il Dono. Il primo crime della mia vita, che parla di un serial killer che ha donato i suoi organi e dopo due anni improvvisamente i suoi riceventi paiono impazzire e iniziano a uccidere. Da qua nasce una lunga indagine con qualche sorpresa. È la prima volta che vengo in provincia di Sondrio e aspettavo questo momento e devo dire che le mie aspettative non sono state disattese. A dividere la ribalta con Paola Barbato, Federica Nardoni, legale della famiglia Mollicone, salita alle cronache per l'omicidio della giovane Serena, uccisa ad Arce, in provincia di Frosinone, il 1 giugno del 2001. Per lei le vicende e gli ultimi sviluppi di un caso rimasto irrisolto nel libro La ragazza del bosco, la verità oltre l'inganno, scritto assieme alla criminologa Roberta Bruzzone. Un libro che vi invitiamo a leggere perché rappresenta due professionalità distinte, quella dell'avvocato e quella del criminologo, che esaminano con attenzione, offrendo al lettore degli spunti interessanti per valutare ciò che è successo alla povera Serena Mollicone. È d'obbligo premettere che pende un giudizio di appello che ci sarà il 26 di ottobre perché c'è stata una sentenza di assoluzione in primo grado. Il Comune di Prata Camportaccio organizza con piacere questa iniziativa di Giallo al Campo Fiera, che sta diventando un appuntamento culturale estivo da diversi anni. Apprezzato dal pubblico, ospite con noi anche Rosa De Russi. Un modo per approcciarsi al genere giallo, questa letteratura di svago che piace molto durante l'estate, è un modo per parlare di cultura e di diritto.